Presidente, stiamo andando a modificare l'articolo 83 della Costituzione, nella quale vi è l'elezione del capo dello Stato. Il Movimento 5 Stelle, da questo punto di vista, ha cercato, approfittando nella discussione che abbiamo avuto in Commissione Affari Costituzionali qui alla Camera, approfittando di quella che era, sottolineo era, una potenziale, una possibile, una finta apertura di questa maggioranza, e voglio sottolineare che oramai questa maggioranza, Presidente, lei è un problema che si dovrebbe porre la Presidenza, perché io credo davvero che in questo momento definire dei relatori di maggioranza o minoranza, davvero io non so in base a quale minoranza o maggioranza ci si riferisca, visto che comunque un voto al Senato e le dinamiche in quest'Aula stanno sviluppando ben altre maggioranze e minoranze, e quindi probabilmente chiedo anche una riflessione da questo punto di vista nella tutela soprattutto delle minoranze. Ma dicevo, la procedura che in qualche modo si è cercata di avviare in Commissione ci ha portato a fare delle proposte che cercavano di imporre o comunque di proporre quello che è il metodo 5 Stelle. Qual è il metodo 5 Stelle? Quello comunque di andare ad elezioni o nomine per incarichi pubblici, costituzionali e non, in cui il Parlamento è chiamato, attraverso candidature pubbliche, e cioè espressamente dichiarata in maniera anticipata dai gruppi, come guarda caso in questi giorni abbiamo fatto ancora una volta nei vostri confronti, ancora anche per queste elezioni del Capo dello Stato. Ma voglio ricordare che anche questa volta Renzi al facinomi è silente. Probabilmente è più facile farlo in una stanza chiusa con un delinquente di fronte, col quale è più facile avere magari qualche sponda verso un garante dei partiti e non dei cittadini. Ma noi, siccome vogliamo essere garanti dei cittadini, chiediamo appunto questa pubblicità dei candidati. Chiediamo che questi candidati siano espressi alla luce del sole e non magari questa finta luce di quest'Aula, Presidente, abbastanza alienante. Quindi attraverso anche discussioni pubbliche, attraverso la pubblicazione dei loro curricula, e attraverso magari anche, sarebbe una cosa bella, una sorta di audizione anche pubblica dei candidati. Nel caso richiamato, Presidente, noi abbiamo proposto, e leggo testualmente in maniera tale da evitare errori, che non possa essere mai prevista la maggioranza assoluta, ma sempre la maggioranza dei 2/3 dei componenti, a prescindere dal numero degli scrutini, per l'elezione del Capo dello Stato, proprio per una maggiore condivisione e non per evitare giochetti che dalla quarta votazione in poi decidiamo noi, cioè voi, chi è il capo dello Stato. Ancora, che le candidature siano pubbliche e pubblicamente discusse almeno 5 giorni prima del giorno fissato per l'elezione. Ancora, Presidente, che la partecipazione al voto sia anche da parte di 100 cittadini elettori scelti a sorte in ambito regionale e non scelti come al solito dai partiti che sono presenti in quest'Aula e sono presenti anche nei consigli regionali e che in base a quelle dinamiche determinano il voto del Capo dello Stato. E allora, Presidente, quanto tempo ho ancora a disposizione, Presidente? Ancora 36 minuti. Grazie. Prego. No. Dicevo, sarò molto più breve, Presidente. Leggo e voglio leggere testualmente tre interventi di criticità emerse in Commissione Affari Costituzionali nelle audizioni da parte di costituzionalisti. Magari possono far riflettere sul danno che stiamo portando nella modifica costituzionale a questo articolo. Primo intervento. Sull'elezione del Capo dello Stato è stato da più parti denunciato lo sbilanciamento a favore dell'unica Camera politica, quella dei deputati, votata con un sistema fortemente distorsivo. L'innalzamento dei quorum tra la terza e la settima votazione non sembra possa evitare il forte rischio di un Presidente della Repubblica che cadrebbe nelle disponibilità dei governi. Questo lo diceva Zariti. Ancora,
Per l'elezione del Presidente della Repubblica, il testo della riforma, come già detto, prevede la maggioranza assoluta solo dopo l'ottavo scrutinio, a maggior garanzia di una scelta più largamente condivisa. È da valutare l'opportunità di ampliare il collegio di elezione, includendo o i rappresentanti dell'Italia nel Parlamento europeo di cittadinanza italiana o un numero ulteriore di delegati regionali, comunque in modo da assicurare la rappresentanza paritaria della maggioranza e della minoranza dei consigli regionali e l'equilibrio di genere. Calderisi. Ancora, relativamente all'elezione del Presidente della Repubblica, sorge il dubbio che, se la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea non dovesse formarsi, ben 8 scrutini con un quorum aggravato siano troppi. Suggerisco quindi di riprendere la proposta avanzata da Tosato all'Assemblea Costituente di prevedere un'elezione popolare diretta del Capo dello Stato dopo un numero di scrutini abbastanza ristretto a maggioranza qualificata. Se il Parlamento in seduta comune non trova un ampio accordo, sia il corpo elettorale a sciogliere il nodo. In ogni caso, elezione parlamentare con maggioranza qualificata o elezione popolare, e il Presidente così sarebbe una figura dotata di forte legittimazione. Lippolis. E infine, Presidente, il controllo del Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica finisce sostanzialmente nella pressoché totale disponibilità della Camera dei Deputati, con un numero di componenti che soverchia decisamente il Senato, è che questa predominanza non è affatto scalfita dalla norma che sposta fino all'ottavo scrutinio la necessità della maggioranza dei tre quinti degli aventi diritto al voto. Il problema centrale è quello di allargare le basi elettorali. Zaccaria. Come al solito, Presidente, tutti questi interventi non sono stati assolutamente ascoltati, o meglio, vengono ascoltate le cose che interessano, in qualche modo fanno comodo a questa maggioranza. E allora, lo ripeto e lo dico molto chiaramente, sentirvi fare sponda da PD a Forza Italia o quel che resta del PD e di Forza Italia per questa riforma costituzionale vi rende la riforma vergognosa, perché quelle posizioni, come diceva il collega, distanti negli anni, guarda caso oggi, in quello che è definito il patto, in qualche modo, del Nazareno, vi vedono coinvolti e amici e complici semplicemente per interessi personali. Ma la riforma costituzionale, per questo, la pagheranno coloro che verranno dopo di noi, e pregate che coloro che la pagheranno, ma io prego invece che sia il contrario, non siate anche voi. Grazie, Presidente. La ringrazio. Il collega Capezzone.